Toscana, porto di Livorno. Questa enorme nave, arrivata nella notte, ha scaricato a terra circa 100 autobotti. Scatta il blitz degli uomini dell'ispettorato antifrode del Ministero dell'Agricoltura, che controllano il contenuto di una di esse. Questa sostanza gialla e densa, semicongelata, che vedete qui contenuta nell'autobotte, mentre un agente ne preleva un campione, sarebbe olio extravergine d'oliva biologico. Questa lì, ragazzi, ha un problema di passare perché è condensata. Questo, perlomeno, è quanto si legge nella bolla di accompagnamento compilata dall'importatore. Agricoltura biologica, miscela di oli, origine Portogallo-Tunisia. Questa autobotte è solo una delle 100 sbarcate nella notte sulla Darsena toscana. Il porto di Livorno è la porta d'Italia sul Mediterraneo occidentale, sulla Spagna soprattutto, da dove qui arriva l'olio magrebino, dall'Algeria, dalla Tunisia, dal Marocco. Dove andrà a finire questa miscela di oli? In un noto e importante oleificio toscano in provincia di Firenze, che utilizzerà questa sostanza gialla e densa per produrre olio extravergine d'oliva. Può mai diventare olio made in Italy? Può mai arrivare in supermercato come olio made in Italy? Potrebbe essere utilizzato per tagli con un prodotto nazionale per spacciarlo come prodotto 100% italiano, ma questa sarebbe una frode. A spiegarci come funziona è il camionista che trasporta il carico. Questo olio qua non lo imbottigliano così com'è, dovranno per forza tagliarlo. E l'odore dell'olio proprio buono si sente, a volte invece quando arriva da Tunisi arriva un odoraggio, magari loro lo lavorano, lo distillano, lo fanno. Anche l'olio trasportato in questa autobotte è tunisino, ma è passato dal Portogallo, dove è stato miscelato con olio locale, e poi è partito da un porto spagnolo. Di fatto è merce comunitaria. L'unificazione del mercato, questo significa. Lui è Rocco Burdo, capo dell'intelligence antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Tramite la sua sala analisi controlla tutto il traffico navale del Mediterraneo e sa quanto olio parte dalla Spagna, destinazione Italia. Ci risultano acquistate dall'Unione Europea 632 milioni di chili, circa il 90% Spagna. Esistono anche fenomeni di triangolazione. Ci sono delle ipotesi investigative che l'olio tunisino, prima di arrivare in Italia, transiti per il tramite di un operatore che ha un domicilio fiscale in un altro paese comunitario, in questo caso spagnolo. È il caso della nostra autobotte sbarcata a Livorno. Provenienza comunità europea, è là anche la fregatura. Cioè? Toscana, invece dopo provenienza. Comunità europea. Ricapitoliamo, questa autobotte sbarcata a Livorno è carica di miscele estere di olio congelato ed è destinata a un oleificio toscano. E infatti, quando andiamo in un supermercato, nello scaffale dei prodotti locali troviamo bottiglie a marchio italiano ma piene di olio comunitario. Ottenuto da oli extravergini di oliva originari dell'Unione Europea. Nasce in Toscana, cugina delicata, viene a scendere qui, oli di oliva originari dell'Unione Europea. Ma quanto costa quest'olio? Tra i 3 e i 5 euro al litro. C'è l'olio in offerta a 3,60. Terminato quello. Terminato? Là. Sì, terminato proprio. È possibile vendere olio extravergine a 3 euro al non litro? Non è possibile! Chi paga i contributi? Chi paga le tasse? È impossibile vendere l'olio già a quanto dicono loro a 3 euro! Loro sono agricoltori del Sud Salento. La Puglia produce il 40% dell'olio italiano. Voi a quanto lo vendete in media il vostro olio extravergine di oliva italiano? Da 8,50 in su. 8,50 euro è il prezzo finale medio dell'olio italiano. Quindi, quando troviamo appunto l'olio extravergine a 3 euro, che cosa c'è dentro? Bisogna diffidare. Non è olio italiano. Quest'anno la produzione è crollata dalle 500.000 tonnellate dell'annata 2013 alle 200.000 del 2014. E se manca l'olio italiano, arriva quello straniero. Siamo inondati di oli esteri che spesso finiscono come made in Italy nelle bottiglie. Il nucleo antisofisticazione dei carabinieri, il NAS, due settimane fa ha scoperto 5 frantoi in provincia di Lecce che vendevano come italiano dell'olio arrivato dalla Grecia e dalla Spagna. 5 imprenditori sono stati denunciati per frode commerciale. Ma stiamo parlando di
di oli diversi, non stiamo parlando di oli di semi odorati, di olio di motore, ho sentito altrove di citazioni, stiamo parlando di olio. Questa donna è un'impiegata di uno dei frantoi denunciati dal NAS per frode commerciale. È una questione che tu, dovrebbero darsi il tempo per sistemarsi. Succedono i casi in cui comprano l'olio greco a 4 e lo vendono per l'italiano a 8, no? Perché più o meno sono questi. Noi stiamo vendendo l'olio nostro a 7 euro, l'olio nostro e degli altri condotti da noi a 7 euro, quello comunitario stiamo vendendo a 5,50 euro. Posso vedere? Quando andiamo a vedere però, sull'olio che vediamo in vendita a 5,50 euro, sventola una bella bandiera tricolore, bianca, rossa e verde. E la donna che ci aveva parlato di olio comunitario non sa più che rispondere. E questo è tutto italiano? Questo qui? No, chiedo, perché c'è scritto italiano. E dottore? A questo punto l'impiegata telefona al presidente del frantoio. Lui le dice di chiamare i carabinieri, che però non arriveranno mai. Quindi sta arrivando il presidente? Sta per arrivare, però ho deciso di chiamare le carabinieri. 2 anni fa la procura di Siena aveva scoperto una frode identica a quella ipotizzata dal NAS di Lecce sui piccoli frantoi, ma di proporzioni enormi. Un grande olificio toscano cambiava l'olio greco in italiano. Ad ammetterlo era stato, in una intercettazione ambientale, lo stesso direttore commerciale. Si è agito Maremma Bona pigliando la Grecia e targando l'Italia praticamente. I 5 frantoi leccesi avrebbero agito allo stesso modo, pigliando l'olio greco e cambiando la targa in italiano. Tutti e 5 avevano comprato l'olio comunitario da un unico grossista. Voi siete consapevoli di questo, di quello che sta succedendo? Guardi, ho sentito, chiaramente le notizie si sentono, certo. Però sono problemi loro, a noi non interessa. Ma quanto vale la frode del cambio di targa? Ci sono 100.000 euro con un'operazione di questo tipo. Questo sicuramente è uno. Ogni autobotte con c'è questa frode, esatto, si guadagna 100.000 euro. Esatto. Giovanni Melcarne è il presidente del consorzio dell'olio DOP Terra d'Otranto e conosce bene i numeri del suo settore. Un'autobotte da 300 quintali di olio greco costa 3 euro al litro, cioè 90.000 euro. Ma se quei 300 quintali diventano italiani grazie a un certificato falso, il costo al litro sale a 6,50 euro. Il valore dell'autobotte diventa 190.000 euro. Questo magheggio te l'hanno mai proposto come produttore? Qualcuno qualche volta me l'ha pure proposto. Cioè, che ti hanno detto? Niente, la necessità di tracciare un prodotto lampante come extra. Una frode che sarebbe un sistema. Di biologico se n'è fatto pochissimo, mm-hmm. Noi facciamo fatica. In Italia? In Italia, i supermercati sono pieni di olio biologico italiano. È assurdo. Secondo questo imprenditore, l'olio tunisino di biologico ha solo il certificato. Lui ha visitato i frantoi di Tunisi e ci mostra le foto che ha scattato. Questi sono i frantoi. Finito di lavorare, avevano già finito di lavorare. Questo è l'olio biologico che arriva. Questa è la situazione, diciamo, di una macelleria a cielo aperto. Della frode dell'olio si sono accorti anche negli Stati Uniti, che ogni anno ne comprano 40.000 tonnellate dall'Italia. Questa infografica del New York Times denuncia la contraffazione dell'olio tunisino venduto come italiano. E tutto succede, afferma il giornale, con la complicità di politici italiani che ammorbidiscono i controlli. I dati erano falsati e sono falsati ancora oggi, e perché a qualcuno conviene. Un fatto che ci viene confermato fuori onda anche dal capo dell'antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Il Parlamento italiano ha fatto approvare una legge che dice che i controlli delle dogane devono concludersi in 3 giorni massimo quando sono previsti i prelievi campioni. In 3 giorni è impossibile concludere il controllo. Cioè un modo per disarmarli. Esatto.